Buongiorno cari amici, lo so che può sembrare un po' stupido, ma in questi tempi, anche se abbiamo finito, diciamo, il periodo critico, anche se, beh, non c'è bisogno che diciamolo, dice Emiliano qui in Puglia, ma sappiamo che siamo ancora attraversati dalla pandemia. Ma a parte questo, quando c'è uno stato di influenza all'interno del nucleo familiare, parlo nello specifico io, poi insomma anche diciamo mio padre, un po' siamo qua quasi tutti, non tutti, quasi tutti a casa, caratterizzati un po' da questo maledetto cambio di stagione, e quindi sbalzi di temperatura e quindi influenze stagionali. Ma ora veniamo almeno al vero e diciamo unico motivo per cui sono qui quest'oggi per questo video, è presentare i turni dei campionati di calcio di Serie A, di Serie B, massimi cadetti, calcio maschile di questo fine settimana. Andiamo ad elencare subito quella che sarà la 31ª giornata di Serie A, partendo giornata che si svilupperà da domani, sabato 2 aprile, a lunedì 4 aprile. Domani avremo alle 15 Spezia Venezia, bello scontro in chiave salvezza. Lazio Sassuolo alle 18, questo invece è partita in chiave europea. Salernitana Torino 20:45, qui insomma la Salernitana è chiamata a fare davvero una brava vittoria, per far sì che quantomeno, è vero che comunque è ardua la strada per i campani per salvarsi, però ci devono provare fino alla fine. Domenica 3 aprile alle 12:30 Fiorentina Empoli, e quindi per riconfermarsi un po' la Fiorentina dovrebbe vincere nuovamente. Alle 15 avremo due partite, il big match Atalanta-Napoli, e qui insomma, sappiamo un'Atalanta un po' tra virgolette in crisi, un Napoli che insomma, come si dice, quest'anno sembra avere le chiavi un po' del campionato, però staremo a vedere. Altra sfida alle 15 Udinese-Cagliari, questa invece soprattutto in ottica salvezza, sia l'Udinese che anche se è un po' più tranquilla, che il Cagliari soprattutto. Alle 18 Sampdoria-Roma, e qui insomma saranno un po' sarà partita tosta, la Sampdoria vorrà vincere per mettere punti pesanti per la salvezza, la Roma si deve riconfermare. Alle 20:45 domenica Juventus-Inter, scontro direttissimo, la Juve può superare gli Ambrosiani, ora mi viene in mente di chiamarli così, l'Inter in caso di vittoria, o l'Inter può continuare a credere nel sogno scudetto battendo in casa della Juve bianconeri, staremo a vedere. Lunedì invece avremo 4 aprile alle 18:30 Verona-Genova, e qui non tanto il Verona possiamo dire, ma quanto il Genova, sempre quando riguarda la coda della classifica. Chiudo il quadro della 31ª giornata Milan-Bologna alle 20:45, e qui serve per il rossonero una vittoria. Sapete che io sono tifoso milanista, però non è mai semplice, il Bologna è una squadra bella, bella tosta. Classifica la meno, come dice Lino Bambi. Il Milan ha 66 punti, il Napoli 63, l'Inter a 60, con la partita che giocherà questo mese di recupero a Bologna contro Bologna, Juve a 59, quindi vedete che se vince la Juve va praticamente a più 2 dall'Inter, la Roma, l'Atalanta a 51 tra Europa League e Conference League.
Lazio 49, Fiorentino 47, Sassuolo 43, Verona 42, Torino 35, Empoli, Bologna 33, Udinese 30, Sampdoria 29, Spezia 29, Cagliari 25 più 3, dall'ultimo posto zona retrocessione occupato in condominio tra Venezia e Genova a quota 22 punti. Ma la situazione più critica potremmo dire del Venezia, che nelle ultime 5 partite ha perso per 4 volte di fila. Però non è che il Genova sta andando bene, infatti nelle ultime 5 ha vinto l'ultimissima gara e ne ha pareggiate le altre 4 di fila. La Salernitana invece ha davvero bisogno, non voglio chiamarlo un miracolo, però insomma deve fare delle vittorie sicuramente, deve cercare di perdere il meno possibile. Perché, insomma, già dicendo 18 sconfitte, praticamente potremmo dire che ha quasi perso per un intero girone di andata. Ora andiamo alla Serie B invece, dove qui sarà la 32ª giornata a disputarsi, qui solo tra domani, sabato 2 e domenica 3 aprile. Alle 14 sabato avremo Alessandria Spal, Ascoli Pordenone, Cittadella Ternana, Cosenza Parma, Cremonese Regina, il nostro Lecce contro i Ciociari del Frosinone. Alle 16:15, sempre domani sabato 2 aprile, Benevento Pisa, domenica alle 15:30 in contemporanea Brescia Vicenza, Como Monza Crotone Perugia. Qui la situazione, come ormai sappiamo da tantissime giornate a questa parte, vede i primissimi posti, promozione diretta ancora comunque in bilico: Cremonese prima a quota 59, segue Pisa 58, Monza 57, bello ruolino di marcia della società di Silvio Berlusconi e di Galliani, 4 vinte nelle ultime 4 di fila. Lecce 56, che soffre di super pareggite, 4 pareggi nelle ultime 4 partite di fila. Brescia 54, anche lei un po' in crisi. Benevento e Frosinone 51, Ascoli 49, chiude la zona playoff. Perugia 46, Cittadella 44, Regina 43, Ternana Como 41, Parma 39, che come vediamo sta soffrendo un po', no? Il cambio che una squadra comunque ha dalla serie maggiore alla serie inferiore, o comunque dalla serie C alla serie B, per carità. A 32 punti la Spal, che certo ha 7 punti di vantaggio dalla zona playoff, ma non è assolutamente rassicurata. Zona playout occupate dall'Alessandria, 25 punti, 3 sconfitte nelle ultime 3 di fila. Il Vicenza 24 punti, seppur a 2 vittorie nelle ultime 5, una il 20 marzo e l'altra il 6 marzo. Zona retrocessione diretta, il Cosenza 24, che però può continuare anche lei a lottare. Il Crotone a 19 punti, il Pordenone ultimissima a quota 14, pressoché quasi quasi spacciata. Bene, per questo videoclip è tutto. Io comunque, come l'augur di tutti, sto recuperando piano piano. Che dire, che mi attende, cerco di ripararmi il massimo in questi giorni, uscendo davvero pochissimo, quasi niente, perché questa domenica c'è la seconda tappa del nostro campionato di pallacanestro Baschini, sociale ed inclusivo, tappa ad Andria. Speriamo di battere il Foggia, visto che ci hanno battuti a Trani.
Noi ci vediamo sui social di YouTube, Facebook e Instagram. Ciao!